avremo un turismo di partenza regionale e poi man mano le regioni che si aprono. Però non toglie che con delle compagnie aeree stiamo valutando il fatto di aprire dei canali europei, perché se riusciamo a impostare nella sicurezza un volo Milano-Napoli, non vediamo come non possiamo anche impostare la sicurezza su un volo Berlino-Napoli o Monaco-Napoli o Londra-Napoli. Quindi nel momento in cui, secondo noi, ci sarà una drastica diminuzione dei contagi, ci sarà una percezione del pericolo inferiore, penso che ci sarà un'apertura sempre più generale. Però è chiaro che in questo momento le scelte statali sono fondamentali. Quindi, come ripeto, non è solo una questione di protocolli, non è solo una questione di sicurezza, ma è anche una questione di supporto, di supporti di liquidità che devono arrivare a queste aziende, che devono riprendere o recuperare 3 mesi di perdita. Quindi noi stiamo parlando di un supporto che sia emergenziale, quindi liquidità piccola ma subito a breve, ma anche di progettazione. Quindi noi non dimentichiamo che usciamo da anni di investimento. Noi abbiamo strutture che negli anni passati hanno chiesto finanziamenti per ristrutturarsi e di conseguenza a cascata anche i nostri dipendenti, vedendo diciamo, una prospettiva di reinvestimento, anche loro nelle loro famiglie hanno investito nel ristrutturare casa, nell'acquistare casa. Quindi è tutta una filiera che è collegata e mai come adesso dobbiamo capire che se fossimo così in gamba nel comune, quindi nello stare insieme, come lo siamo nel nostro privato, nelle nostre aziende, noi saremmo veramente i numeri uni perché, numero uno perché Ischia non ha niente da invidiare alle migliori località turistiche. Accanto a Da questo, un punto di Luca, vista. non dimentichiamo anche il ruolo fondamentale degli agenti di viaggio, perché ascoltando la presidente nazionale della FIAVET, ecco, lei sostiene a più riprese che si sentono un poco ritenuti quasi come di serie B, cioè non considerati più di tanto né dal governo né dalle regioni. Sì, assolutamente. I nostri collaboratori sono fondamentali, tour operator in particolar modo. Devo dire la verità, da un altro, settore, in questo momento siamo un po', delusi dal comportamento invece delle OTA internazionali. Parlo di Booking, di Expedia, con le quali anche a livello nazionale stiamo cercando di fare mai come prima gruppo, per contrapporci a delle iniziative che loro hanno fatto a nostro danno.